quasi dimenticavo. Devo mettere questi nella scatola, sì. Ah, meno male, non ha suonato. Ha, ho un'idea migliore. Nasconderli. Nessuno scanner li troverà. Oh no, come non detto! Signora, qualche problema qui? No, sono innocente, lo giuro! Non ci posso credere. Oh, devo evitare di essere beccata. Forse ho avuto un'idea. Basta applicare un adesivo proprio qui sul telefono, rimuovere la pellicola e incollare il make-up. Perfetto! Adesso metto il telefono nella scatola. Sì, non ha suonato! E questo qui che cos'è? Oh, questo è per reggere meglio il telefono. Oh, va bene, entra pure. E poi non crederai a quello che ha detto mia madre. Mi ha detto che avevo bisogno di trovarmi un lavoro. Beh, del resto ti piace spendere. Oh, Madison, non guardare! Che intendi? Oh, no! Forse non mi ha vista. Ti ho visto? Niente trucco in classe? Oh, ma non è giusto! Aspetta, ho un'idea! Il trucco di riserva. Ma se lo vede lo porterà via. Dove posso nasconderlo? Sotto la palette per la pittura. Ho appena avuto un'idea geniale. Avrò bisogno di una palette piena di vernice e di un coltello per rimuoverla. La tiro del tutto fuori. Perfetto. E adesso il passaggio successivo. Prendo la mia palette preferita. Col coltello gratterò via il trucco. Soltanto ciò che mi serve. Ci sono tutti i miei colori preferiti. Adesso un tocco di profumo. E mescolo tutto in modo delicato. Fatto! Adesso mi serve un pennello. E devo prenderne soltanto un pochino. Madison, non devi dipingerti la faccia. Aspetta un secondo. Ma non è vernice! Che stai facendo, Madison? È perfetto! Trucco fatto! È così impressionante che non riesco ad arrabbiarmi. Riprenditi il trucco. Ok, truccarsi bene al mattino, ma devo sistemarmi il trucco ogni tanto. Palette utilissima. C'è spazio per i pennelli. Non posso lasciare i miei pennelli. E idratarsi è fondamentale. Eccoci qua. C'è ancora spazio? È minuscola, accidenti. Posso usare una borsa più grande. Voglio un'altra cosetta. Ehi! Guarda quanti cotton fioc! Lily, posso rubartene uno? Grazie! Sarà perfetto! Perché portarti dietro mille trucchi quando hai dei cotton fioc? Immergilo nel correttore. E quando ne hai preso la giusta quantità, hai finito! Nel sacchetto restano umidi. Chiudilo bene, mi raccomando! Ora ci siamo! Questi entrano ovunque! Persino in questo mini taschino! Me ne vado! Ciao, Betty! Ma che è questo casino? Seriamente? Ritoccarsi tra lezioni è una forma d'arte. Ma quando si tratta di utilizzare l'eyeliner liquido, beh, è tutta un'altra storia. Piano... Oh! Non l'ho fatto apposta! Mi dispiace!
Fantastico! Speriamo che lo struccante funzioni. Mi sento uno schifo. Ehi! Guarda l'angolo di questa gomma. Perché non usarlo? Comincia tagliando l'angolo. Adesso metti la colla su un cotton fioc e attacca il pezzo di gomma. Assicurati che sia asciutto. Facciamo una prova adesso. Coprilo con l'eyeliner. E con l'aiuto di uno specchio prendi il colore e passalo sulla palpebra, così. Sta bene, vero? E lo puoi fare su entrambe le palpebre, vedi? I make-up artist usano questo trucco, forse? Come sto? È perfetto! Chi sapeva che questa cosa fosse così versatile? Spero di aver portato le matite. Odio la mia vita! La odio! Ehi, hai un aspetto tremendo! Che ti è capitato? Guarda tu stessa! Vuole lasciarmi per sempre! Ma ci credo che piangi! Ma stai attenta al trucco, tesoro! Ti è un po' colato, aspetta! Sono orribile! No, dai, è solo una giornataccia! Vorrei tanto aiutarti, davvero! Ho i dischetti, aspetta! Vuoi? Sono tutti per te! Usali per sistemarti il trucco, dai! Beh, perché no, in fondo? Devo premerlo sugli occhi? Uno ciascuno, giusto? Almeno così non somiglio più a un panda. Ma quanto trucco! Vediamo se adesso va meglio. Ah, che miglioramento, vero? Vuoi sapere il segreto? Vedi questa cartellina trasparente? Tagliane una striscia. A quel punto aprila così. Mettici dischetti di cotone proprio così. Spremi lo struccante per occhi su tutti i dischetti. E poi ricoprili. Procurati della carta forno e mettici la striscia. Usa adesso la piastra per capelli per sigillare tutta la plastica, vedi? Ultima cosa, rimuovi la carta e avrai questo! Dischetti struccanti portatili! Geniale! Mi hai salvato la vita! Me ne serviranno un bel po'! Oh sì, sto bene oggi! Ma le sopracciglia no! Guarda come sono pelose! Aha! Gli serve una bella pettinata! Oh, ma stiamo scherzando! Non posso uscire così! E non ho tempo per ricomprarlo! Dovrò fare tutto da sola! E su, lisciatevi! Lisciatevi! Va tutto bene? Peggio di così non poteva andare! Che c'è? Ma guardale! Oh, bella, sei così drammatica! Ma lo sapevi che con le piante di aloe puoi fare il gel? Ecco, prova! Funzionerà come per magia! Una pianta? Ma come? Mettilo sulle sopracciglia! Andiamo, forza! A questo punto proverò qualsiasi cosa. Basta mettere il pennello per le sopracciglia nel gel. Quindi spazzolalo sui peli in questo modo. Non si vedrà nemmeno, non preoccuparti.
Non dimenticare di fare entrambi i lati. Quel gel di aloe fa miracoli. Da un'occhiata a quanta differenza. Hai seriamente salvato la situazione, Betty. Non comprerò mai più il gel per le sopracciglia. Bella, sei bellissima. Il potere delle piante è fantastico.